Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Yomawari con la piccola Loli con lo zainetto a forma di coniglio. E sto qua nel cespuglio per paura di quel maledetto cane con la testa gigante. È anche adatto alle elezioni del prossimo anno, non so, alla faccia di un politico. Adesso continuiamo per di qua. Io vi giuro, ho una paura incredibile perché questo cane appare all'improvviso, corre. E se ti prende ti ammazza in un colpo. Questa è una gabbia per le galline. Ci serve la chiave. Ma bisogna soltanto trovarla. C'è un cespuglio qui. Non è che adesso appare il cane? No? Ah, eccolo! Che poi anche delle belle sopracciglia belle folte. Forse posso distrarlo con qualcosa. Ma con cosa? Un qualcosa di più appetitoso della carne di una Loli? Sarà difficile trovare un sostituto. Che è che sto coso? Mamma quanto è brutto. Mi ha preso. Buongiorno. Anzi, buonanotte. Ho appena scoperto come evitare il cane che ti insegue. Correre nonostante la stanchezza non ti prenderà mai. Ma sono delle orecchie incollate l'una con l'altra. Porca miseria. Ah, ho capito, se corro mi sentono e vengono verso di me. Ah, abbiamo ottenuto la chiave per la gabbia delle galline e mi hanno stuprato. Perfetto. Beh, almeno ho ottenuto una piccola scorciatoia che a me tanto serviva. È un cane con la faccia di un lolicon. Ci avete fatto caso? Che è questo? Oddio. Ha tutta la testa bendata. Sangue che esce e chiodi. Meno male che non mi ha preso. Cosa non si fa per prendere una maledetta scarpetta della sorella? Siamo diventati il principe azzurro. Manca soltanto la carrozza di zucca. Era una zucca la carrozza di Cenerentola? Oddio, non mi ricordo proprio. Allora, utilizziamo la chiave. Chiave per la piscina. No, io pensavo che dovevamo prendere un pollo e usarlo come vittima sacrificale per distrarre il cagnolone. Invece non è così. E in effetti è pur sempre una Loli dal cuore generoso. Adesso facciamoci ammazzare perché io sono non generoso. Vai. Ah, è cieco. Almeno credo, perché mi sembra che se posso quanto mi sono messo a correre. Ragazzi, comunque ho fatto questo per andare subito alla piscina che sta... Ecco qua la porta per la piscina. Usiamo questa chiave. Dovremmo trovare qualcosa di interessante, almeno credo. Ancora sti cosi. Oh, c'è anche un bel pesciolino rosso. Con un occhio. Qualcuno di voi ha pesciolini rossi? Sicuramente l'avrete riconosciuti. Sebbene ci sia una leggera differenza. C'è soltanto un occhio invece dei vostri pesciolini. E sono anche a grandezza Loli. Chissà cosa si mangiano questi pesciolini rossi. Non ci tengo certo a scoprirlo. Oh, c'è una valvola. Ah, buono, così togliamo tutta l'acqua alla piscina. Sembrava uno che era appena andato al bagno a fare la pipì. E i pesci continuano a nuotare senza acqua. Vabbè, sono sempre spiritelli. Oh, c'è qualcosa qui. Tutto sto casino per trovare un costumino da bagno per la piccola Loli. Peccato che non lo indossa. Mannaggia. Ora che ci faccio caso, il costumino è perfettamente strappato. Non è che magari si trova qualche fan art giapponese su questa bellissima Loli con il costumino strappato? Adesso vado a controllare. È proprio vero che sono un giapponese nato in Italia. Guardate qui che bella fanart con tanto di spiritello pervertito. Wow. Adesso vanno di moda i costumi strappati, così abbiamo più possibilità di vedere parti della pelle. Ah, c'è qualcosa incastrato. Prendiamolo.
Abbiamo ottenuto, ragazzi, un osso bagnato. Adesso ci facciamo ammazzare. Ed ecco qua la scorciatoia. Si vede proprio che i libri a volte possono rendere pietrificati. Ah, non mi fa nulla. È più importante il libro che la loli. È preoccupante. Penso che stava leggendo un hentai. No, invece il cane preferisce andare direttamente sul dolce fisico, non quello astratto. Ah, posso mettere qualcosa su questo tavolino. Mettiamo l'osso bagnato. In questo modo distrarremo il cane Lolicon. Eccolo qua. Ha preso l'osso. Ha voluto farmi il jump scare. Maledetto cagnone. Per fortuna è andato via. Qui cosa ci sta? Degli slippers. Sarebbero quelle specie di scarpette che vengono indossate a scuola dopo aver posato le scarpe negli armadietti. La scarpetta della sorella. E si torna a casa. È certo che voglio salvare. Ah, si dice, ma adesso mia sorella sta indossando soltanto una scarpetta. Devo trovarla. E dovrei iniziare la ricerca nei campi del riso. Oddio. A questo punto andiamoci a fare pure un po' di sushi. Onigiri a volontà, con tutto il riso che troveremo. Mi sono immaginato un onigiri con una loli all'interno. Proprio un oliuchenitto con loli. Da leccarsi i baffi. Allora, adesso, vedendo la mappa, dovremmo andare a nord. Andiamoci subito. Che cosa? È un fuoco fatuo, ma il senso? Non è che magari ci protegge da un attacco? Vabbè, lo scopriremo prima o poi. Non offriva nessuna protezione, mi sa. Ma questo è che assomiglia al professore d'italiano che avevo alle scuole superiori, che stava sempre con una 24 ore. Prof! Ma che sta facendo, la pipì a terra? Prof! Vedo che rimane impassibile anche con la loli presente. Mamma! Che ci fanno i gatti qui? Ma come sono carini e coccolosi, però non ho nulla da dargli. Forse devo trovare un pesciolino. Che cacchio è questa? Gente che svina a caso! Porca miseria, quanto è brutta! Sento... Che cacchio... Oh! Oh! Hanno tagliato la testa al cavallo! Fermati! A questo punto pretendo anche il cavallo con le palle tagliate. Sento un bambino piangere. Oddio. Ma che cos'è? Un cellulare? Sono la signora Mary. Sono esattamente dietro di te. Ah, bello. Mi giro. Oh! Ah, signora Mary! No! Che roba! Un macete! Che cacchio c'ha? No, ha un coltello da Yandrella sporco di sangue. Grazie mille, signora Mary. È stato uno spasso. La prossima volta mi racconti le sue avventure! A gironzolare qua intorno senza testa. Ah, come me le fa a raccontare se non può vedere? Cosa non si fa per la sorellona? Ma io sono sicuro al 100% che troveremo l'altra scarpetta. Poi troveremo la maglietta, la gonnellina o il pantaloncino. Mi ricordo cosa aveva. E poi troveremo anche il GCN mutandine. E poi troveremo la sorella nuda. E come ogni uscita ne dico la settimanale. Cioè, monta la tua sorella maggiore pezzo per pezzo. Settimana dopo settimana. Tetta dopo tetta. Non chiedetemi perché stanno uscendo battute così squallide! Oh, ma non si è allontanato, sta ancora qua! Che succede? Ma che cacchio è successo, raga? Ah, c'è un treno. Oddio, dall'altra parte cosa ho appena visto? È Sashiko, ragazzi! Che gioca con 2-3 stella. Non... Ecco, bravo, non levare le manine. Questo adesso cioè, ce lo porteremo appresso per tutta l'avventura. È diventato il nostro migliore amico. Aspetta, fammi un attimo. Facciamo una cosa bella e divertente. Monetina. Oh, visto? Ce lo siamo torti dalle palle. Ma io sono un genio.
incompreso, l'ho sempre detto. Altra monetina, che non fa mai male. Qua trovo dei bei dentini. Ah, ha tirato proprio fuori la lingua, mi ha leccato tutta. Ha anche le labbra nere, a furia di leccare, capita a me. Allora, siamo nei campi di riso. Finalmente potremo farci questo fantomatico onigiri di Loli. C'è qualcosa dall'altra parte. Ma il ponte è rotto. Ci serve qualcosa per attraversare. Ma cosa? Ma che? Siamo morti per del fottuto pane ammuffito! Che è anche duro come la pietra. Adesso cerchiamo di non farci prendere di nuovo. Ah, ecco. Ah, avevo visto giusto allora. Raga, quello è un cadavere con il culo da fuori. E riesce a nuotare anche nel terreno. Fantastico. E Sachiko. Ok, dalla scuola adesso finalmente vive all'aria aperta. Dobbiamo inseguirla, purtroppo. Raga, purtroppo Sachiko è sparita. Oh no! Bello lo sguardo della Loli, tutta impaurita. Eppure sono sicuro che arriverà il momento in cui lei ci inseguirà per tutto il campo di riso. Ci sta qualcosa qui. Un asso di legno, ragazzi, adesso possiamo andarcene! Ancora quella maledetta creatura iniziale, me la ricordo troppo bene. Ho trovato un pezzo di puzzle e... che ci fa questo ragno qui? Ma ha senso? Una clessidra con della sabbia rosa. Adesso possiamo passare. Vabbè, sono oggetti che forse non è che ci interessano tanto. Ah no, una nota nera. Leggiamo la nota. Quindi l'oggetto preso forse ha molta importanza. Oddio, stai per uccidermi. Aiutatemi. Immagino che sia la ragazza che è apparsa qui. Quindi io devo morire. Eccola qua. Buongiorno. Anzi, buonasera. Vedo che mi sta guardando con quell'occhio. Mamma mia! Mi ha fatto prendere un colpo! Ah, però lei può usare le scorciatoie. Poi che fa? Sputa, vomita. Mazzo! Usa anche i capelli come spine. Cioè, adesso questa mi insegue per tutto il campo di riso. Non ho la chiave qua. Ah, devo prendere l'oggetto lì in mezzo, ho capito. Mi ha fatto diventare un formaggio a groviera. Abbiamo trovato la chiave. Usiamo la chiave appena ottenuta. Salviamo con un bel quick save, perché ci serve assolutamente. Ci sono dei precipizi più avanti, quindi bisogna stare attenti. La torcia anche prima aveva problemi di funzionamento. Ah, si è proprio spenta. Fantastico! Di male in peggio, con quella pazza con i capelli neri. Oh, me la sono chiamata, avete visto? Diventerà la nostra amica del cuore. Mi ha appena sputato in faccia, vaffanchiappole. Meno male che è sparita. Una giovane donna è sparita. È possibile che sia... ah, caduta dalla scogliera. Mi sa che questa qui che ci sta inseguendo dall'inizio è morta, adesso vuole tormentare noi. Ma mica tu ho ammazzato io, mannaggia a te, era qualcun altro. Entra qua. Si è messa dietro al cespuglio, mi ha preso per il culo. E vai, un vicolo cieco. Beh, la giovane donna è sparita. A quanto pare è caduta dal precipizio. La ricerca di lei non può essere continuata perché risulterebbe troppo pericoloso. Quindi la lasciamo al suo destino. Che bella, la polizia. Altri buchi per me.
Perché non ne bastavano tre per la piccola Loli, anzi sono quattro i buchi, ma se ne sono aggiunti altri. Quindi da come ho capito non hanno mai trovato il corpo, ma neanche il colpevole. Perché lei diceva che qualcuno voleva ucciderla. O poi magari aveva crisi di persecuzione su lei stessa e si è suicidata. Ma penso che lo scopriremo prima o poi. Ancora inseguimi! Oh! Ma non si arrende! Penso che dobbiamo andare per di qua. È sparita. Appaiono soltanto braccia a rando. Credo che abbiamo trovato il suo cadavere. Cioè, non ce l'ha fatta la polizia, ce l'abbiamo fatta noi. Io ho sempre detto che le Loli sono sempre più potenti. Questa è... sì. È il cadavere di lei. Oh no. Aspetta, forse... dobbiamo usare questa collana d'argento? Sì, sì. E quindi? L'abbiamo esorcizzata? Bello che la Loli rimane impassibile con i cadaveri. Fantastica. Senso che fa la Loli, se ne va e poi ritorna qui. Ah, vuole fare una tomba per lei. Ok, ho messo giusto una un fiorellino. Almeno ha avuto in teoria una degna sepoltura. Da notare in basso a destra la Loli che continua a correre. A quanto pare c'erano limiti tecnici e non sono riusciti a portarla fuori dal gioco. Abbiamo reso in pace un'anima in pena. Perché tutti questi spiriti, vabbè, mi stanno spaventando? Voglio soltanto vedere mia sorella. Sono triste perché non posso stare con lei. Ma gli spiriti che sono morti devono essere soli. Dovrei essere un po' più gentile con loro. Vogliono ammazzarci? Cerchiamo di essere più gentili con loro. Sti cacchi. Perfetto ragazzi e ragazze, a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo scoperto una povera anima in pena che forse è stata proprio uccisa. Questo però non lo sapremo mai. Ma alla fine ha avuto, almeno per metà, una degna sepoltura. Abbiamo trovato noi il cadavere, cosa che la polizia non è riuscita a fare. Ed è tutto un dire. Grazie come sempre per tutto il vostro supporto. Fatemi sapere se vi sta piacendo. È un gioco molto molto particolare, ma ha il suo fascino, almeno per me, e grazie come sempre per tutto il vostro supporto. Bye bye!